Provo e buon... Non riesco a connettermi a internet in questo momento. Controlla la connessione del tuo modem o router e riprova. Il buongiorno si vede dal mattino. E quando succedono queste cose, che qua in Italia succedono spesso, che si fa con tutta la roba domotizzata? Beh, oggi parliamo di domotica in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Prima di cominciare vi presento un canale YouTube di un amico che ci parla di elettronica, di domotica e di impianti elettrici, di come modificare gli impianti elettrici per renderli domotici, fa l'analisi di molte apparecchiature che facilitano la domotizzazione e tutta questa tipologia di apparati domestici smart e non solo, presentandoci anche delle soluzioni molto particolari. Lui è il mio amico Salvo Russo, e il canale è Salvo Russo Come si fa? Trovate il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscevate andate e iscrivetevi. Come ripeto, se avete bisogno di informazioni su quello che riguarda la domotica o la modifica degli impianti elettrici, troverete tantissimi video dedicati all'uno o all'altro argomento, o a entrambi gli argomenti. Naturalmente, quando si tratta di mettere le mani su un impianto elettrico, la prima cosa che si fa sempre è quella di staccare la corrente, mi raccomando. E infatti il primo video che vi presento tratta subito di luci smart. Lo fa con una recensione di un dispositivo molto interessante e con istruzioni molto utili su come installare questo dispositivo, che poi possono anche essere applicate a dispositivi simili tra di loro. Il primo video che vi presento, infatti, è intitolato Shelly 1L – luci intelligenti in 10 minuti. Lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. C'è un'interessante analisi del dispositivo, ci sono chiare istruzioni su come deve essere installato, come configurarlo, eccetera, e in fondo, a livello di installazione, anche se il video si riferisce principalmente a questo dispositivo, è abbastanza generico da potersi applicare facilmente anche a dispositivi similari allo Shelly 1L. Ma un discorso interessante sulla domotizzazione è anche quello di riuscire a rendere domotici dei dispositivi che effettivamente domotici non sono, e farlo magari molto facilmente. In questo caso ci viene in aiuto uno degli iscritti di Salvo, con una collaborazione molto interessante, in cui ci spiega com'è possibile ottenere delle notifiche sull'app di controllo della nostra domotica da un impianto di allarme non domotizzato, tutto utilizzando semplicemente un sonoff Mini. Un altro video semplice da mettere in pratica, che permette di utilizzare un Sonoff Mini o un dispositivo simile al Sonoff Mini per inviare delle notifiche alla nostra app leggendo degli stati esterni. Quindi il secondo video che vi segnalo è come ottenere delle notifiche dall'impianto di allarme utilizzando il Sonoff Mini. Trovate il link del video sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Se stavate pensando magari di prendere un sistema di allarme domotizzato per cambiare il vostro sistema di allarme, ma eravate dubbiosi proprio perché magari il vostro sistema di allarme, pur non essendo domotizzato, ha tutta una serie di funzioni e funzionalità alle quali in qualche modo vi siete affezionati, o che non riuscite a trovare su altri impianti di allarme, questa può essere una soluzione interessante per collegarlo alla propria app di controllo domestico, senza bisogno di cambiare l'intero impianto. Parlando inoltre di come rendere smart degli elementi domestici che smart non sembrano esserlo, parliamo delle tende più classiche, non le tende motorizzate, ma proprio le tende sul classico bastone. E parliamo di un dispositivo che permette addirittura di domotizzare, di automatizzare l'apertura delle tende su bastone, che è un dispositivo che può essere molto interessante. Inoltre questa recensione ci presenta molto bene l'apparato, ci presenta anche i dubbi che sono venuti a Salvo, per esempio riguardo al diametro del bastone, e quindi il terzo video che vi voglio segnalare è il motore per bastone delle tende. Lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Lui è Salvo Russo, il suo canale è Salvo Russo Come si fa? Iscrivetevi se non l'avete già fatto, e parliamo dell'argomento del giorno, che appunto ha a che fare con la domotica. Grazie alla domotica abbiamo la capacità di rendere un po' tutte le situazioni che abbiamo in casa completamente intelligenti, controllabili in punta di dito dallo smartphone o in punta di lingua con la nostra voce, utilizzando l'assistente personale. Da una parte si pensava che queste sarebbero state soluzioni principalmente applicabili magari a chi era anziano o avesse delle disabilità, ma dall'altra piano piano sta diventando una cosa semplicemente diffusa,
un po' in tutte le case. Tuttavia questo pone anche dei problemi logistici legati alla perfetta funzionalità della connessione ad internet. Basta una semplice interruzione di pochi minuti della connessione ad internet perché in quei pochi minuti tutta la casa non risponde più ai nostri comandi, e lì dobbiamo semplicemente sperare di aver lasciato anche i comandi alternativi a portata di mano, oltre al fatto che, se si scelgono bene i dispositivi per la domotizzazione, è possibile utilizzare dispositivi diversi che tutti quanti siano associabili al nostro assistente personale o alla nostra app di controllo. Ma se non si scelgono bene, ci si può trovare anche davanti alla necessità di avere diverse app, diversi dispositivi, diverse soluzioni, ed ecco che magari avremo un po' delle luci collegate con l'assistente Amazon Echo, un po' delle luci collegate con il Google Nest, un po' delle luci collegate con l'altro assistente. E questo magari va a creare una certa confusione, oppure saturare il nostro smartphone di app, una per controllare le luci, una per controllare, non so, l'irrigazione domestica, una per controllare quell'altra cosa ancora, ed ecco che quella che doveva essere una soluzione per facilitare le cose diventa una soluzione per complicare ancora di più le cose. Personalmente sto cominciando a sperimentare con soluzioni di domotica in ufficio, per avere un po' un'idea della situazione, poi piano piano voglio portare anche alcune di queste soluzioni in casa, proprio per facilitare un pochino la gestione delle cose. Ma voglio un attimo sapere anche che cosa ne pensate voi. Siete d'accordo con me che bisogna comunque pianificare bene la domotica per evitare di avere il dispositivo A collegato all'app A, il dispositivo B collegato all'app B e il dispositivo C collegato all'assistente C, e quindi crea una situazione di ufficio complicazione affari semplici? Oppure no, con un minimo di pianificazione è possibile rendere l'intera casa completamente intelligente? Voi avete la casa completamente collegata, le luci e l'impianto di irrigazione e non so che cos'altro, tutto quanto domotizzato? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog assieme a me. Se sono riuscito a farvi conoscere un canale interessante per quanto concerne la domotica, o a stuzzicare la vostra curiosità e quindi avete intenzione di sperimentare qualcosa sulla domotica, allora mettete pollice in alto e condividete con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Oppure potreste chiedere al vostro assistente personale di mettere like a questo video. Iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sì, viene anche diffuso dall'assistente personale sotto forma di aromaterapia. Ecco, questo era il buon profumo di fognatura aperta, lasciamo stare, va! Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per piccole curiosità dietro le quinte, notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine ditemi in un commento se c'è qualche argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!